Con la messa nella chiesa di Serre di Raporano si è conclusa la visita pastorale dell'arcivescovo Riccardo Fontana nella zona senese. Il presule nell'omelia ha spiegato come sia stato un bel momento in cui si è sentito veramente accolto dai fedeli del territorio, con i quali si è anche instaurato un dialogo fraterno. La visita pastorale serve per aggregarci, per farci riscoprire gli uni gli altri. Devo dire che tutti questi giorni che sono stato in ogni chiesa dove sono andato c'era pieno, ma il trovare in un paese gente venuta apposta per pregare da un'altra parte è un gran segno, un gran dono. Un momento particolarmente significativo anche secondo il parroco di Castelnuovo Berardenga, Don Vezio Elighi. È stata una cosa nuova però molto bella, perché il Vescovo si è potuto rendere conto della situazione non solamente da un punto di vista pastorale ma anche da un punto di vista strutturale, eccetera. Ha visitato le chiese, ha visitato tutte le chiese, da una parte si è pregato dove si è incontrato alcune persone, però abbiamo visto, per me la visita pastorale conta questo. Uno degli eventi che ha colpito di più è stato il consiglio comunale aperto che si è svolto nel comune di Castelnuovo Berardenga. La cosa interessante è che ha abbracciato una serie di tematiche che tutto sommato hanno dato valore alla visita pastorale stessa, soprattutto nel dialogo. Ecco, io credo che andare a riscoprire nelle diversità di culture, nella diversità di opinioni e di punti di vista il dialogo è stata, secondo me, la ciliegina sulla torta, e questo ci ha fatto parecchio piacere.